Il 1848 si concluse molto male in Italia, l'abbiamo visto nella scorsa puntata. Ma come si reagì a questo fallimento? Cosa fecero i patrioti, i padri risorgimentali per cercare di superare quella che era stata una debacle anche abbastanza clamorosa, visto come si erano messe le cose? Beh, oggi iniziamo a vederlo, iniziamo a parlare intanto del mito che si venne a creare attorno a questo 48 e anche a eventi del passato che cementarono la forza di volontà di alcuni, non molti, ma di alcuni patrioti. E poi inizieremo a vedere soprattutto il caso piemontese, dove alcune cose proprio dopo il 48 iniziano finalmente a smuoversi, soprattutto con la figura importante di Camillo Benso, conte di Cavour. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 159esima puntata. L'esito del 48 e l'emergere di Cavour. Eccoci ben trovati, siamo di nuovo insieme per parlare di storia in particolare, come stiamo facendo da un pezzo, del Risorgimento italiano, di quel lungo percorso che porta verso l'unità d'Italia. Abbiamo visto la prima fase, quella che segna l'emergere di un nuovo sentimento nazionale e i primi tentativi di portare a frutto questo sentimento, no? Cioè di dar vita a moti, abbiamo visto quelli del 21, del 20, del 31, del 48, e abbiamo visto però che questi tentativi, prima tramite società segrete come la Carboneria, poi tramite un movimento anche di popolo, o che ambiva quantomeno ad essere di popolo, in realtà era comunque fallito. Tutte le idee di Mazzini che avevano fiorito negli anni precedenti al 48 si scontrarono con la realtà dei fatti, col fatto che non c'erano le condizioni, almeno all'apparenza in Italia, per dare origine a uno Stato unitario, o almeno non c'erano le condizioni dal basso, perché si faceva ancora fatica a coinvolgere le masse contadine, ci si riusciva solo in parte, perché alla fine, a conti fatti, contava molto di più la presenza di un esercito forte come quello francese, che poteva alterare l'esito delle varie battaglie. Questo portò ovviamente a una grande riflessione negli anni successivi al 48 e al 49 su cosa si era sbagliato, su cosa si doveva fare e su come provare di nuovo a realizzare questa unità d'Italia. Prima di vedere però politicamente come si cercò di agire, vediamo anche socialmente come questo 48 lasciò in parte il segno, perché sicuramente le varie lotte che c'erano state a Milano con le Cinque Giornate, a Venezia con la Repubblica di Manin, a Roma con la Repubblica Romana e anche in giro per l'Italia in altri luoghi, avevano mostrato che c'era però anche un gruppo di giovani patrioti, chiamiamoli così, agguerriti, disposti a mettersi in campo, anche a rischiare la vita per un ideale, quello unitario, quello democratico, spesso, perché questi patrioti erano spesso di stampo mazziniano, erano spesso di stampo democratico, e quando non erano mazziniani erano comunque vicini a quell'area, come nel caso milanese con Cattaneo, che abbiamo detto più volte era un federalista, quindi diverso da Mazzini, ma comunque democratico. Ecco, questi giovani sono una società nuova, costituiscono un gruppo nuovo con cui bisogna fare i conti, non sono tantissimi ma sono molto agguerriti, e si vanno a contrapporre a quelli un po' più anziani, un po' meno giovani, che tendenzialmente sono più moderati, li avevamo anche già visti, no? I Guelfi e compagnia bella, che vogliono fare l'unità però partendo soprattutto dall'alto. Ebbene, sono però i giovani quelli che al momento ci interessano di più, perché questi giovani negli anni successivi al 48-49 continuano a fare battaglia politica, quantomeno, magari non sempre attiva, non li vedremo sempre sul campo di battaglia, li vedremo solo a partire dal 59, quindi qualche anno più tardi, ma almeno si formano, possiamo chiamarlo così, un retroterra culturale che li plasma, che ne plasma elementi e che plasma anche nuove generazioni di patrioti. Qual è questo retroterra culturale? È quello alimentato da una serie di opere letterarie, opere artistiche, opere musicali, che formano un nuovo sentire nazionale, potremmo dirla così. Cosa leggevano e cosa ascoltavano questi giovani patrioti? Beh, intanto leggevano alcuni libri fondamentali. Il primo tra tutti, il più famoso, è Le mie prigioni di Silvio Pellico. Vi ricordate, l'abbiamo citato proprio con l'inizio del Risorgimento, era questo patriota milanese che era stato arrestato e spedito allo Spielberg dalla polizia austriaca, e tornato dallo Spielberg aveva scritto questo memoriale della sua carcerazione e anche della sua attività politica, che poi aveva avuto un grande successo all'interno di questo retroterra di persone che vogliono fare l'unità d'Italia. Ma non solo Pellico, si leggono molto anche i libri di Foscolo, I Sepolcri soprattutto. Si leggono poi, o si vanno a rintracciare in Petrarca, in Dante, in Boccaccio, anche gli anticipatori di questo spirito nazionale. Ma poi non solo letteratura, anche arte.
ad esempio pittura. I quadri tipici del Risorgimento italiano sono i quadri di Francesco Hayez, grande pittore veneziano rinascita e milanese di adozione, che ritrae intanto i più grandi uomini del suo tempo, ritrae Manzoni, se avete presente quel celeberrimo ritratto dello scrittore dei Promessi Sposi, ritrae Massimo D'Azeglio, eccetera, ma spesso ritrae anche scene di storia patria, cioè scene ambientate nel Medioevo o nell'età moderna, che so, la battaglia di Legnano contro il Barbarosso, ai Vespri siciliani, una disfida di Barletta, eccetera, alcuni episodi che erano avvenuti nel corso dei secoli in cui gli italiani, in un modo o nell'altro, si erano opposti contro lo straniero. Nel caso della battaglia di Legnano è ovvio, è la battaglia contro Barbarossa, quindi contro l'imperatore tedesco nel 1176. Nel caso dei Vespri siciliani è la battaglia contro i francesi, che dominavano in Sicilia nel 200, nel caso della disfida di Barletta, ancora contro i francesi con Ettore Fieramosca, eccetera, e ce ne sono anche altri, ecco. Questi episodi di storia patria, questi episodi del passato, dove non c'era obiettivamente uno spirito veramente italiano, non c'era neanche l'idea dell'Italia, ma ritraevano sempre cittadini di varie parti d'Italia che in un modo o nell'altro si opponevano allo straniero, volevano cacciare lo straniero. Allora, questi quadri di Hayez rinfocolano questo sentimento di spirito nazionale, di cacciata degli stranieri, che nel caso di Hayez sono soprattutto gli austriaci, lui opera per lo più a Milano, ma poi in generale qualunque influenza straniera per permettere all'Italia di unificarsi. Ovviamente Hayez è tra l'altro l'autore di quel celeberrimo e bellissimo quadro che è anche Il Bacio, che è conservato alla Pinacoteca di Brera e che certo è un quadro d'amore, ma rappresenta anche in un certo senso un patriota che la saluta la sua amata prima di andare a combattere, forse anche proprio per l'unità d'Italia. In più però c'è anche un ultimo grande autore, grande artista da citare, forse il più famoso di tutti, Giuseppe Verdi, grande compositore, che viene assurto quasi a simbolo di questa lotta degli artisti per l'unità d'Italia. Voi sapete quello che si scriveva nei muri, viene citato spesso Viva Verdi come acronimo di Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia per i sostenitori della causa piemontese. Ma in generale Verdi, anche con le sue opere, spesso ritrae proprio lo stesso soggetto ritratto da Hayez, cioè l'italiano o comunque il popolo che lotta contro lo straniero. Pensate al Vapensiero, al Nabucodonosor, che non è altro che una lotta di un popolo contro la tirannia dello straniero. Ecco, anche le opere di Verdi, pur non affrontando direttamente il tema, pur non parlando magari direttamente di risorgimento, possono essere interpretate e volevano essere interpretate anche in chiave risorgimentale. Quindi si forma una cultura, un mito di un'Italia che deve combattere, che deve lottare per la propria autonomia, per la propria indipendenza, anche alimentato appunto da libri, da quadri, da opere liriche. Ma ovviamente una cosa sono le opere artistiche, un'altra cosa è la politica, è quello che si fa davvero per creare un'Italia unita, per riuscire nell'intento. E il primo paese, la prima zona che inizia a muoversi proprio politicamente è il Regno di Sardegna, il Piemonte, dove nel 1849 abbiamo visto proprio nella scorsa puntata sale al potere un nuovo re che si chiama Vittorio Emanuele II. Questo nuovo re decise, succedendo al padre Carlo Alberto di Savoia, di mantenere in piedi l'ordine costituzionale che aveva stabilito proprio suo padre con la concessione dello Statuto Albertino, e di nominare un governo, come era previsto appunto dallo Statuto, di idee tutto sommato risorgimentali. Il governo fu affidato infatti inizialmente a Massimo D'Azeglio, che noi abbiamo citato proprio tra i teorici del risorgimento come un moderato che riteneva che proprio il Piemonte dovesse muovere le sue truppe per favorire e aiutare questa unificazione. Massimo D'Azeglio cercò per prima cosa di ammodernare lo Stato, ammodernarne anche l'amministrazione e colpire alcuni vecchi privilegi, in particolare i privilegi della Chiesa Cattolica, che in Piemonte, nel clima poi del Congresso di Vienna, della Restaurazione, aveva ripreso in mano saldamente le redini di una certa parte della vita pubblica. In particolare, proprio in questo periodo, venne emanata una legge molto importante chiamata Legge Siccardi, che ristabiliva la laicità dello Stato. Ad esempio, si abolivano i tribunali separati che erano previsti per gli ecclesiastici, si aboliva il diritto d'asilo nelle chiese che ancora era previsto nello Stato del Piemonte, e poi si aboliva anche la censura sui libri voluta dalla Chiesa. Quindi riforme che servono a colpire i privilegi, il ruolo della Chiesa e laicizzare e ammodernare anche lo Stato. Ma
oltre ad Azeglio, la figura più importante che proseguì in quest'opera e anzi la rafforzò fu quella che già citavamo all'inizio, quella di un nobile, ma un nobile di idee politiche liberali e moderate, Camillo Benso, conte di Cavour. Un nobile che era anche un imprenditore, perché fino a quel momento si era occupato soprattutto delle sue terre, era un proprietario terriero che aveva anche rinnovato un po' i metodi di coltivazione delle sue terre, ma era stato anche giornalista, interessato alla cultura anglosassone, pubblicatore, editore di un giornale che si intitolava non a caso Il Risorgimento. Questo Cavour era insomma una figura fresca, nuova nel panorama culturale italiano, perché univa questo spirito imprenditoriale, una spiccata capacità politica, di idee anche risorgimentali ma moderate e anche idee di stampo liberale e liberista dal punto di vista politico ed economico. Era in pratica un tipico esponente di quella mentalità borghese che in Inghilterra e in altri paesi era già emersa in maniera solida, ma che in Italia in parte ancora mancava. Ecco, Cavour è un ammiratore proprio, vi dicevo, del mondo anglosassone, studia sui testi sacri del liberismo e del liberalismo anglosassone ed è fiducioso sulla possibilità del mercato di autoregolarsi, come aveva già insegnato Adam Smith ormai parecchi decenni prima. Quindi l'idea di Cavour è questa: bisogna lavorare, bisogna entrare al governo. Cavour ci entra prima come ministro per l'agricoltura e per il commercio, proprio nel consiglio diretto da D'Azeglio, poi diventa egli stesso capo di governo. Ma non solo bisogna fare politica, bisogna anche fare politica per far sì che il Piemonte si sviluppi l'imprenditoria in Piemonte, si sviluppi il mercato in Piemonte, perché solo lo sviluppo economico, era convinto Cavour, fedele appunto alle idee di Adam Smith, avrebbe poi posto un freno al disordine sociale, avrebbe migliorato le condizioni di vita di tutti, perché il benessere degli imprenditori poi si sarebbe trasmesso a tutte le classi lavoratrici. Quindi questo avrebbe prodotto uno sviluppo e inevitabilmente lo sviluppo economico avrebbe portato anche uno sviluppo politico, a riforme graduali che avrebbero accontentato un po' alla volta tutte le classi sociali e avrebbero evitato morti rivoluzionari, conflitti più forti. Cavour è anche preoccupato dalle merite di questa conflittualità che abbiamo visto in Romagna in particolare, ma non solo in Romagna. Bisogna che le riforme arrivino, ma le riforme possono arrivare solo dall'alto, secondo lui, e solo a seguito di cambiamenti economici in primo luogo. Quindi, in particolare dal 1850 e ancora più intensamente dal 52, Cavour inizia ad assumere un ruolo sempre più importante all'interno del Piemonte, proprio nel 52 diventa capo del governo. Cosa fare a capo del governo? Beh, in realtà fa molte cose. In primo luogo innova lo Statuto Albertino, che pure a pochi anni è stato emanato da appena 4 anni, eppure lui già tende a modificarlo, non cambiandolo sulla carta, ma cambiandolo nella consuetudine. In pratica, prendendo a modello proprio il modello inglese, britannico, Cavour si convince che il governo, che fino a quel momento aveva dovuto solo rendere conto al sovrano, perché nello statuto l'avevamo detto, è previsto che il potere esecutivo sia in mano al re e solo al re, ebbene Cavour ritiene che il governo debba anche presentarsi alle Camere e debba ottenere una sorta di fiducia dal Parlamento. Ripeto, questa richiesta di fiducia non è sancita nella carta, era una consuetudine che in Inghilterra era ormai stabile e Cavour vuole importarla anche in Piemonte e in effetti lo fa. Inizia a presentarsi in Parlamento e chiedere il sostegno, chiedere il voto favorevole delle Camere. Perché questo? Perché vuole ottenere una larga base per la sua azione politica, ovviamente. Cavour non vuole che queste sue riforme arrivino solo dall'alto, dal re, vuole che anche il Parlamento sia coinvolto e vuole trovare una maggioranza che lo sostenga in questo. Certo non è facile, perché finora prima D'Azeglio e poi Cavour hanno governato senza rendere conto al Parlamento, e il Parlamento non è detto che la maggioranza sia così facile da ottenere. E allora Cavour si fa promotore, proprio poco prima di diventare capo del governo, di una sorta di cambio di maggioranza, di una sorta di ribaltone. Il suo gruppo, che non ha ancora un nome, non è ancora un partito propriamente detto, veniva chiamato all'epoca centrodestra, per intenderci, che era formato da moderati, e però moderati che erano anche favorevoli ad alcune riforme, cercò di staccarsi dall'alleanza tradizionale che aveva con la destra clericale. La destra clericale era quella fatta dai conservatori che volevano difendere i privilegi della Chiesa, mentre Cavour, abbiamo detto, li vuole ridimensionare. E allora stacca quei clericali, abbandona i clericali e cerca invece un'alleanza con quello che veniva chiamato all'epoca il centro-sinistra, cioè un gruppo, anche questi di moderati, ma di stampo più democratico, che vorrebbero un allargamento del suffragio, eccetera. Ecco,
questo ribaltone, possiamo chiamarlo così con un termine molto più recente, questo cambio di alleanze venne all'epoca denominato connubio, con un termine un po' desueto, era il termine che si usava allora per parlare di matrimoni, anche il connubio era un matrimonio. Ebbene, connubio tra Cavour, leader del centrodestra, e Urbano Rattazzi, leader di centrosinistra, fece nascere di fatto una nuova maggioranza di centro che offrì a Cavour un forte sostegno per la sua politica. E in effetti da lì in poi Cavour iniziò a fare quello che aveva in mente, cioè a sviluppare il mercato interno, a sviluppare con riforme economiche l'economia del Piemonte, ma anche a varare riforme, alcune che accontentavano anche il centro-sinistra, e a cavalcare soprattutto l'onda anti-austriaca. Inizia il governo a fare propaganda proprio contro l'Austria, che è vista come il principale nemico da dover affrontare prima o poi se si vuole fare davvero questa unità d'Italia. Chiaramente per far questo bisogna emarginare sia l'estrema destra clericale, che non vorrebbe lo scontro con l'Austria, sia l'estrema sinistra, che invece vorrebbe una democrazia, e quindi avere una base sostanzialmente di centro. Dal punto di vista economico, quali riforme arrivano? Beh, sono riforme improntate tutte soprattutto sul libero scambio, su politiche di libero scambio. Ad esempio, Cavour si impegna in quegli anni a firmare con vari paesi europei una serie di trattati che favoriscono gli scambi commerciali, quindi abbattere i dazi, abolire i dazi sul grano in particolare, in modo che i commerci possano fiorire. In più, sempre il governo guidato da Cavour fa una serie di investimenti molto importanti sui lavori pubblici, facendo strade, ma soprattutto facendo anche la prima importante rete ferroviaria piemontese che colleghi il Piemonte e la Liguria al resto d'Europa, anche tramite il traforo del Frejus, che diventa la via di scambio principale. Questo permette scambi forti con la Francia e un avvicinamento anche alla politica francese, e ne parleremo a breve nelle prossime puntate. Tutto questo favorisce ovviamente un fiorire dei commerci, scambi commerciali sempre più importanti. In effetti nel giro di pochi anni il Piemonte diventa, alla pari della Lombardia, la regione più avanzata dal punto di vista economico. La Lombardia lo era già sotto l'Austria, ma la Lombardia appunto è sotto il dominio straniero. Il Piemonte è l'unico stato autonomo in Italia che cresce a ritmi così sostenuti e si sviluppa molto molto rapidamente. Ci sono un'agricoltura molto avanzata, un'industria che inizia a svilupparsi e una banca centrale forte che sostiene in generale l'economia. Tenete conto, solo per fare un esempio, che il volume di scambi del Regno di Sardegna con l'estero, quindi con la Francia, con la Svizzera, con altri paesi, era il doppio rispetto a tutto il resto d'Italia messo assieme. Segno che questo Piemonte sta crescendo a ritmi forti e si sta preparando poi ad assumere un ruolo nuovo, ovviamente, perché un Piemonte ricco, un Piemonte solido, un Piemonte ben governato può porsi come soggetto importante nel discorso unitario, può diventare la guida di un progetto unitario. Questo è il progetto di Cavour, che prima passa tramite la sfera economica, poi diventerà un progetto anche politico. Ecco, ovviamente il progetto di Cavour non è facile, non è così facile come può sembrare da quello che abbiamo detto oggi, nel senso che certo lui governa bene, certo il Piemonte cresce, ma poi bisogna fare i conti anche con i democratici e con i repubblicani, con Mazzini, Garibaldi e tutti gli altri, che certo non vogliono una unità calata dall'alto, guidata dai Savoia, eccetera. E vedremo come l'ipotesi cavuriana e l'ipotesi mazziniana si scontreranno presto, troveranno poi una sorta di compromesso, non tramite Mazzini ma tramite altri, insomma ne parliamo già nella prossima puntata, ma per oggi direi che possiamo terminare qui, anche perché abbiamo detto già parecchie cose. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme diverse, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube, ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello dedicato alla filosofia, intitolato con grande fantasia Dentro alla filosofia. Poi vi ricordo anche, come sempre, che se cercate anche spiegazioni su epoche diverse dal punto di vista storico o filosofico, potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Script, li trovate migliaia, sono più di 1000, ampiamente più di 1000, video spiegazioni su ogni epoca, ogni parte del programma delle superiori o dell'università. Infine, vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e poi anche altre iniziative che di tanto in tanto metto in campo, potete seguirmi sui social network, Facebook, Twitter oppure Instagram, dove mi trovate sempre col nickname di Script, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che esce ogni lunedì sera, fa il punto proprio su
video, podcast, ma anche su libri che sto leggendo, film che sto vedendo, riflessioni varie, storico-filosofiche. E questa newsletter la trovate, o meglio vi potete abbonare ad essa, tramite la pagina ermannoferretti.it. Lì subito in home page, scorrendo un po' la pagina, trovate modo di lasciare la vostra email e ricevete appunto gratuitamente questa newsletter ogni settimana. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Cavour, ma anche di Mazzini, di Manin che tornerà in scena e altri ancora, e poi per andare avanti con il nostro percorso verso l'unità d'Italia. Ciao, alla prossima!